Buongiorno. Allora, sto ancora sdraiata sul mio divano. Anche adesso ho appena fatto la medicazione perché ho pranzato. E stiamo un po' tutti quanti riposando. Anche Oscar ha una luce un po' soft. Anche la mia cagnolina. Anche la mia cagnolina, ci stiamo un po' riposando. E nel frattempo volevo approfittare per dire che tutto procede e sto vedendo che ci sono sempre più contagiati, insomma, anche sul mondo virtuale di YouTube. E per fortuna ho visto che ci sono tantissimi asintomatici. E meno male, guarda, meno male. C'è Stella, mi sembra che ha fatto la domanda, ha detto perché se te e tuo marito eravate positivi e vi siete separati? Perché io ero separata da lui già da prima, nel senso, lui ha iniziato ad avere i primi sintomi. E io, siccome dovevo andare a fare la visita a Roma, mi sono subito separata. Lui ha vissuto sopra, io ho vissuto sotto perché io risultavo negativa per 3 buoni tamponi ancora. Non sono risultata positiva subito. Infatti avevo fatto la mia periodo di quarantena, ho telefonato al mio dottore per sapere se potessi andare a Roma, avevo fatto il test il giorno prima per andare a Roma, e era ancora negativa. Poi la sera stessa, come sono rientrata, ho iniziato ad avere la febbre a 40, praticamente dopo 8 di più, 10 giorni, mi sono ammalata io. Praticamente mi sono contagiata proprio all'ultimo, ecco. Per quello che abbiamo vissuto separati, io perché risultavo ancora negativa e adesso lui è negativo, io sono positiva, continuiamo a vivere separati perché non può stare a contatto con la gente se stai a contatto con una persona positiva. Perciò altri 8 giorni, almeno finché non risulto negativa anche io, ecco, lui rimarrà sopra e io sotto. E dormiamo in due stanze diverse. E insomma, quella la storia. E allora posso dirvi che il mal di testa è sempre forte. Stanotte non sono riuscita a chiudere occhio per mal di testa. Prendo un mal di testa stranissimo, non è difficile. Prende male ai denti, male alla guancia, male all'orecchio. Sono tipo delle nevralgie forti, con delle scosse, e come sposti l'occhio a destra, a sinistra, su e giù, o guardi la luce, è proprio il dolore, è proprio forte, forte, forte. Stamattina, per esempio, non riuscivo neanche a aprire gli occhi proprio. Per il resto va bene, un po' di catarro, ma se vedo che peggiora, se riesco, che non mi fa male, prenderò un Fluimucil, in sciroppo credo che è il più leggero, sempre se non sono allergica dovrò provarne un goccino, però per adesso va bene, per adesso va più che bene per quanto riguarda a livello respiratorio, ecco. E mal di gola ancora un po', quello c'è. Ma non mi posso lamentare veramente, non mi posso proprio lamentare. La fiacca è ancora tantissima, non riesco a. Non ho mai avuto fiacca così. Io sono stata tante volte KO. Perché ci sono stata tante volte KO, ma la fiacca da non riuscirsi a alzare dal letto non l'avevo mai provata. E meno male che c'è Roberto che mi fa da mangiare, insomma. Tanto quello bisogna fare e io poi non ho niente da pulire se riesco. Metto il lavastoviglie, se non ci riesco, amen, farò il giorno dopo. Fino adesso ce l'ho fatta a mettere almeno le cose in lavastoviglie da lavarle.
però basta. Un po' di energia mi viene verso pomeriggio, tardi sera, e riesco a fare qualche cosettina, ma proprio il minimo indispensabile. E niente, il Covid è anche questo, insomma, stavo leggendo, mi informo molto se riesco. E niente, dai, però insomma, ci vogliono almeno quei 5-6 giorni sicuri di fiacca e di dolori, come tutte le influenze. C'è poco da fare. In 3 giorni di certo non te la cavi. Io adesso sto al quarto, perciò, cioè, almeno una settimana. Però sono speranzosa, veramente. Roberto, dopo dal 6, insomma, della Befana, adesso, come postumi long COVID non ne ha, per fortuna. Però ogni tanto ci prende, ogni tanto la sera ci prende mal di gola. Mal di gola, ci prende, so che il pizzicorio, che comunque ci dà quella tossetta stizzosa, quello ancora ce l'ha. Però ho letto che anche quello, i sintomi del long COVID, è quello, tosse. Chi è peggio, anche febbre ancora, insomma. Malgrado la negatività, ancora ci si portano i postumi di febbre, via discorrendo. Però, ecco, non ci lamentiamo troppo, perché per fortuna è una cosa più leggera, molto più leggera. E niente, io mi rilasso un altro pochino. Oggi abbiamo preso mio marito, si è come è andato a fare il tampone negativo, ci serviva almeno le cose principali dentro casa, come il latte, le uova, e ha preso 3-4 buste di primi pronti. Oddio, come ci siamo ridotti. Però almeno ho mangiato i gnocchi alla sorrentina, erano buonini, dai. E stasera aveva voglia di mangiarsi un po' di pizza. E ci faremo una pizza in due, credo, perché io sto mangiando proprio poco poco, uno spicchietto. Scusate, ho dormito niente stanotte. E ho detto, ci faremo una pizzetta questa sera, una margherita semplice semplice. E che ore sono? Ancora è presto, tra un po' mi farò un goccetto di caffè con il latte. E misurerò la febbre, ma non credo di averla, penso di avere ancora sempre quel po' di alterazione. Scusate Oscar, ma lui vuole partecipare. Ho tutto che sta mezzo addormentato. Penso di avere ancora un po' di alterazione, stavo dicendo. Stamattina non avevo proprio febbre 000, ma sento qualche lineetta. Però non ho preso più la dictagliperina, l'ho presa ieri sera per mal di testa. Oggi ancora la devo prendere, ma vediamo, al limite la riprenderò più tardi per il mal di testa. E niente, questo aggiornamento quarto giorno. Oggi mi sembra che è uscita una ricetta culinaria, credo. Oggi è giovedì, sì, mi sa che è uscita. È uscita la polenta, sì. Mi sa che giovedì prossimo è l'ultimo piatto che ho, l'ultima ricetta. Spero di riuscire a farne altre, perché c'è, cioè, ovviamente fa tante belle ricettine, una più sfiziosa dell'altra, e adesso vediamo se mi rigambizzo, le devo fare, insomma, le devo editare, insomma, un po' di lavoro. Comunque, penso anche la settimana prossima di avere una videoricetta. E niente, un bacione. Ci vediamo domani. Ciao ciao.